Gli esseri umani, che canta Marco Mengoni, tante volte si macchiano di comportamenti davvero deplorevoli, ma a volte sono capaci di fare delle cose veramente straordinarie, inimmaginabili, un po' quello che è successo in questi giorni di emergenza. È vero, solo le cattive notizie spesso sono notizie e noi vogliamo concentrarci su quelle buone, sugli angeli che stanno assistendo le persone in questa emergenza Covid-19. Andiamo a Bologna virtualmente da Elisa Tartagni, che è medico del reparto Covid dell'ospedale Maggiore. Buongiorno Elisa. Buongiorno. Grazie per essere stata con noi in questo periodo in cui immagino le sue attività siano evidentemente convulse. Qual è stato il momento emotivamente più complesso dall'inizio di questa emergenza, dottoressa? Ma di momenti complessi ce ne sono stati tanti. Se devo dire, sicuramente dal punto di vista emotivo, la parte più impegnativa sono stati i colloqui con i pazienti e con i loro familiari a casa. È un qualche cosa che noi facciamo sempre, cercare di tranquillizzare le persone, dare coraggio, confortare quando le notizie non sono positive. Però in questa situazione è diventato più importante, perché bisognava cercare anche di colmare un po' la distanza tra un ricoverato e i suoi cari a casa. E quindi magari spendere certo qualche minuto in più nella conversazione, ascoltare un po' di più, rendersi disponibili a trasmettere un messaggio, un abbraccio virtuale. Insomma, sono cose che toccano. Grazie Elisa. Sì, adesso avremo modo di parlarne anche con altri. Intanto la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro naturalmente, perché grazie, ce n'è ancora mille. Tanto davanti a voi, e quindi che Dio vi aiuti. Grazie di cuore, grazie. È il caso, cara Clari, adesso di ascoltare invece un contributo che abbiamo da un radiologo che è Nicola. Esatto. È un radiologo del pronto soccorso di Baggiovara. So che ci ascoltano tutte le mattine e dice sempre che gli alleggeriamo un po' il peso del lavoro. Chiediamo a Nicola qual è stato il momento più emozionante anche per lui. Il momento emotivamente più forte sicuramente è stato quello dell'inizio di questa emergenza, di questa pandemia. E lavorando in pronto soccorso a Baggiovara abbiamo avuto un afflusso incredibile di pazienti, tutti con polmonite interstiziale da Covid. Sì, quello che ti porti dentro è all'inizio è subito l'ansia, la paura appunto di portare a casa questa infezione e il rischio di isolarti dalla tua famiglia, dai tuoi cari, dai tuoi bimbi. E inoltre l'ansia di avere a che fare con un nemico invisibile da combattere che ancora non conosciamo. Guarda, ti racconto questo aneddoto, mi vengono i brividi, perché una volta che arrivano questi pazienti, il modo di vestirti, di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, l'unica cosa che ti rimane scoperto, giuro, sono gli occhi. E questa cosa mi ha fatto capire veramente il modo di comunicare con gli occhi con il paziente. Il paziente arriva ovviamente spaventato, desolato, da solo, lascia i parenti fuori dall'ospedale con il rischio di dire guarda, ci vediamo non so quando, perché purtroppo è capitato pure che il paziente viene irradiato, fatta la radiografia, sì, fatta comunque una diagnosi di Covid, e di conseguenza viene ricoverato con semplicemente un cellulare, quando ti va bene, nel senso che non vai a finire in una terapia intensiva, che sei completamente isolato. Quindi questa cosa ti carica di adrenalina, di emozioni, di paure più che altro. Però sì, sono orgoglioso anche di avere a che fare con un'equipe di pronto soccorso all'altezza, magnifici gli infermieri, magnifici medici, gli anestesisti, i miei colleghi, un lavoro di squadra che è una cosa meravigliosa, lavorare con un'equipe del genere. Sì, all'inizio abbiamo avuto difficoltà nel reperire i DP, perché anche giustamente l'azienda si è fatta trovare un pochino così all'improvviso, però dopo abbiamo avuto tutto quello che ci serviva. Ovvio che adesso la curva inizia a calare, i ricoveri iniziano a calare, quindi sì, siamo molto più tranquilli e speriamo bene di ritornare alla nostra vita di tutti i giorni. Vi ringrazio per questa intervista, guarda, mando un bacione enorme da parte mia e da parte di tutta la radiologia del pronto soccorso di Baggiovara. Grazie mille, a presto.
L'emozione, il sentimento, l'intensità che viene anche proprio davvero fuori dai racconti di queste persone ti fanno soltanto, credo, abbastanza vagamente immaginare, non essendo noi lì sul posto con loro, no, quello che possono avere vissuto non solo in qualche ora, ma in qualche giorno, in qualche settimana. Oramai, ripeto, siamo a 2 mesi praticamente dalla partenza di questa emergenza sanitaria. Allora, io direi, abbiamo previsto una serie di contributi, naturalmente di interventi, io direi che a questo punto potremmo passare a Francesco Forfori, io credo, no? Francesco Forfori, che, sì, è il primario, esatto, della rianimazione all'ospedale di Pisa. Sentiamo la sua testimonianza. Sei con noi? Buongiorno. Professor. Allora, intanto premetto che fare il primario di una rianimazione è già impegnativo in situazioni normali, figuriamoci in questo momento. Ora, le emozioni sono tante e complesse. C'è un senso di frustrazione, un senso di rabbia che ti appare spesso quando tu perdi un paziente per il quale sai di aver fatto tutto quello che potevi fare e anche di più, e ti rendi conto che non sei riuscito a portarlo a casa, e questo ti fa sentire a volte un pochino inutile. C'è gratitudine, ammirazione per tutti quelli che lavorano con te, che tu sai che farebbero qualunque cosa per te, come loro sanno che tu saresti disposto a fare qualunque cosa per loro. C'è questa voglia costante di lottare, che poi alla fine è quella che ci fa andare avanti tutti i giorni per cercare di sconfiggere questa malattia, su cui ogni tanto però appare il peso della responsabilità, peso che a volte è pesante, perché poi tutto spesso ti rendi conto che dipende da quello che tu decidi, anche se poi ti consulti, ti confronti con tutti quelli che ti stanno attorno. Quindi c'è tutto questo e c'è molto di più. E c'è però fondamentalmente la forza di non arrendersi, la forza di combattere tutti i giorni, e lo fai per te, lo fai perché ti sta vicino, lo fai per tutti quelli che combattono con te, non soltanto in ospedale, ma penso dappertutto. E quindi questo è quello che ti fa andare avanti tutti i giorni e ti fa continuare a combattere. E quindi io volevo ringraziare tutti i cittadini, tutti gli italiani che in questo momento si stanno impegnando in questa cosa. Grazie. Ecco, stiamo cercando di raccogliere l'umore di queste persone e di trasmettervelo pari pari, proprio per dare a chi non è stato nemmeno per fortuna sfiorato, no, da questo virus, per dare un'idea di cosa possa essere in realtà nel suo aspetto più triste, più violento praticamente. Organizzando anche l'aspetto umano di queste persone, che molto spesso sono dietro le quinte, magari coperti, come abbiamo visto dalle immagini, di tutto punto, si vedono solamente gli occhi, con cui bisogna imparare a comunicare. Loro sono in prima linea, e questa era anche l'emozione che emergeva del primario, lo ricordiamo, della rianimazione dell'ospedale di Pisa, a cui auguriamo un buon lavoro. Allora, siamo stati a Bologna, siamo stati a Pisa. A proposito di emozioni che provano le persone sul campo nel momento in cui si tratta di prestare il primo soccorso alla persona diciamo contagiata dal virus, andiamo a Brescia adesso per ascoltare Paola Alberti della Croce Blu di Brescia. Buongiorno intanto e benvenuta. Antonio, ciao Clarissa, buongiorno ciao, a voi. Ciao Paola. Rubiamo qualche spazio prezioso al suo lavoro, appunto, chiedendo soprattutto come sono state, ecco la cosa che vorremmo sapere, i primi momenti, quando è scattata l'emergenza, l'impreparazione, perché c'era quello poi fondamentalmente, quindi la mancanza di dispositivi di protezione vostri. Abbiamo poi scoperto nel tempo a quale prezzo è stata pagata questa mancanza di dispositivi, e quindi come avete vissuto, appunto, da un punto di vista emotivo, umano e professionale, questi primi momenti del contagio. È stato, come dicevi tu Antonio, un momento emotivamente significativo, soprattutto dettato anche dalla modalità con il quale anche il soccorso è cambiato. Facevate riferimento voi ai dispositivi di protezione individuale, che inizialmente abbiamo avuto difficoltà a reperire, ma fortunatamente in Lombardia siamo stati
in breve tempo, ecco, diciamo così, forniti. Ovviamente la modalità di intervento sul paziente è variata a partire proprio dalla vestizione, perché l'importanza di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale serviva proprio per ridurre al minimo il rischio, anche perché nonostante tutto, insomma, non siamo stati e non saremo completamente immuni, però il fatto di indossare le tute, i guanti, certo, le maschere e la sicurezza dava sicuramente più sicurezza al soccorritore. Il soccorritore che, per carità, ha scelto di essere un soccorritore, in un momento difficile come questo non potevamo certo esimerci e tirarci indietro, spinti Bravissimi. Proprio da un senso morale e dal desiderio proprio di aiutare Grazie. Le persone. Guarda, grazie tante volte, davvero, tante Paola, volte parlando, tante volte parlando anche con amici, colleghi, con la moglie, no? Dici, ma ti immagini queste persone che sì, lo hanno scelto consapevoli naturalmente che in questo mestiere c'è anche una parte di rischio alla quale si va incontro inevitabilmente, ma una cosa di questo tipo oggettivamente era imprevedibile. Certo. E quindi sì. Vai un po' così della serie, mi faccio il segno della croce e spero che Dio mi aiuti, perché alla fine potrebbe esserci una sorpresa. È ovvio che nei soccorritori ovviamente il timore poi di tornare a casa, perché ognuno certo. di noi ha la famiglia, quindi i genitori più anziani piuttosto che i figli, la moglie, i nipoti, è ovvio che il distanziamento anche minimo sociale da parte di queste persone c'è stato, perché ovviamente la paura di portare a casa qualcosa, quindi di infettarli, era presente. Era come grande. Dicevo prima, non eravamo certo. e non siamo comunque immuni nonostante indossiamo sì. i dispositivi di protezione individuale. E come a questo dicevate proposito prima, Paola, fammi salutare anche alcune infermiere, grazie intanto per essere stata davvero con noi, come Roberta che si è contagiata curando i pazienti, Ramona che certo. vive in hotel lontano dai figli piccoli, sono davvero tante le testimonianze che ci stanno arrivando, molto commoventi. Grazie Paola, buon grazie lavoro. Grazie Paola, grazie mille. Grazie mille a voi, grazie per l'opportunità, arrivederci. Un abbraccio Ciao. Virtuale che naturalmente trasferiamo, cara Clari e cari amici che ci state ascoltando, anche a Graziella Castagliola che è la nostra prossima ospite, perché medici sì, infermieri sì, personale del pronto soccorso, ma non ci siamo mai dimenticati per un secondo del personale che deve pulire i luoghi dove poi arrivano i pazienti che hanno bisogno di essere assistiti in tutti i modi possibili e immaginabili, no? Graziella, ciao, buongiorno. Ciao Clarissa, ciao. Ciao, sì, pulire noi con cura, parte. Sanificare, no? È un lavoro sì. ancora più complesso adesso, immagino che il caldo non aiuti dietro tutte quelle protezioni, come la state vivendo? Sì. Ma guarda, io ti dico, all'inizio è stato proprio una cosa traumatica, perché quando arrivavano i primi casi ci bloccavano lungo i corridoi, perché noi poi trasportiamo anche i pazienti sulle barelle, sulle sedie, nei letti. Sì. E quindi lì cominciavamo a vedere qualcosa che non quadrava. Dopodiché ci sono stati dati dispositivi di protezione, ma quelli scarsi, cioè mascherine chirurgiche, non mascherine che si proteggevano proprio al 100%. Ma la gravità della cosa l'ho vista andando in terapia intensiva, dove praticamente proprio ti bardi, ti manca il respiro, devi pulire, sei in mezzo a tutta quella gente e mi sono sentita veramente impotente, ma vedere praticamente tutto l'impegno che ci mettevano i medici e gli infermieri è stata una cosa sì brutta, perché poi tu vedevi solo il nome dietro la divisa. Ecco, sentiamo anche l'emozione, io ho sentito proprio nelle tue parole. Sì, certo. impotenza, perché era una cosa più grande di noi, insomma. Davvero, grazie. Scusate se mi sono commossa, ma siete bravissimi, complimenti, anche perché è davvero una parte difficile, faticosa e anche molto importante, perché sanificare è davvero determinante, mai come oggi. Grazie, Graziella. Sì. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie, grazie e buon lavoro naturalmente, tanta tanta emozione, e direi che continuiamo naturalmente su questa linea inevitabilmente anche con chi le ambulanze le guida a questo punto, perché insomma anche lì la responsabilità di arrivare in fretta, di evitare qualsiasi tipo di problema certo. e di tenere in sicurezza tutti i trasportati. Questo signore che ascoltiamo adesso si chiama Ernesto Offreda ed è appunto un autista di ambulanza, questa è la sua testimonianza. Del 118 di lavorare Modena, sulle ambulanze vuol dire in prima persona mettersi in gioco sia con le proprie forze ma soprattutto con una
sempre presente ansia, anche se cerchiamo di non dimostrarla, c'è sempre quella sottile linea di tensione. È una situazione strana perché chi cura rischia di essere a sua volta curato, ed è una sensazione molto strana e soprattutto ne siamo pienamente consapevoli. È la nostra indole, noi lo facciamo di professione, quindi siamo portati per fare questi servizi qua e lo facciamo con sia la professionalità ma soprattutto anche la passione. Cerchiamo sempre di mettere da parte le emozioni, non è facile, non è una cosa così scontata, però facciamo il possibile. Il messaggio principale è sicuramente non abbattersi, sapere che le istituzioni ci sono sempre, ci sono state prima, ci sono oggi, ci saranno, e ci sono continui percorsi formativi, quindi cerchiamo sempre in qualsiasi modo di rendere questo percorso il più lieve possibile. Poi siamo comunque in mano alla sorte su tante cose. Certo. Un'altra bella testimonianza. Grazie, sì. Angeli, questo è lo spazio, lo dico perché magari si fosse sintonizzato soltanto pochi minuti fa su Radio Bruno, è uno spazio che dedichiamo stravolentieri col cuore in mano naturalmente per ringraziare tutte le persone, gli angeli, perché non credo che sia superfluo, non credo che sia un aggettivo superlativo sprecato, no? Definirli tali, le persone che si sono adoperate e che si stanno ancora adoperando in questa situazione di emergenza sanitaria, e fra questi quelli c'è... in prima linea. Esattamente, proprio. Esattamente. Vero. Fra questi c'è anche Marcello Baraldi, di medico del 118 del pronto soccorso di Vignola, al quale diamo il buongiorno e il benvenuto. Ciao, buongiorno. Buongiorno Marcello, benvenuto. Buongiorno a voi. Marcello, medico del 118, e quindi anche in questo caso mi viene da chiedere tutta quella sfera emotiva che praticamente si presenta dal momento del primo contatto con il paziente, certo. Le sue paure, i suoi timori, le sue ansie, la sua ignoranza nel senso lato del termine, no? Non sapere esattamente che cosa mi sta succedendo e chiedere aiuto per questo. Esatto, sì, condivido anche le parole che ha detto Ernesto, che è un collega che stimo molto e che saluto. Effettivamente quello che sentiamo è una carica emotiva molto forte. Anche il fatto di entrare nella casa della gente o arrivare nei cortili con la gente che ci vede con questi tutoni e entrare nelle case della gente e invadere la privacy, okay? Anche a volte vestiti in modo... direi da alieni, ok? È una cosa sì, che sì. Effettivamente emotivamente fate un po' paura, okay? Lo diciamo, fate un po' paura, sì, così a prima vista, esatto. Sì, effettivamente facciamo paura forse prima noi stessi e poi anche al paziente e anche al parente, effettivamente. Ma quanto sono scomodi quegli abiti lì addosso tenuti a lungo? Se penso che sono veramente veramente scomodi, infatti oltre che provarti emotivamente questo particolare periodo che ci vede appunto come si sente in prima linea, ci prova anche fisicamente, nel senso che salire 3 o 4 piani di scale senza ascensore, con dei calzari zootecnici dove rischi di scivolare sui gradini, ok? E arrivare a 3° o 4° piano completamente sudati, veramente terribile. Prima di parlare col paziente devi prendere fiato te effettivamente. E poi dopo iniziare il servizio, iniziare a parlare col paziente, con i parenti, capire cosa è successo. Oppure come ci è capitato, fare delle rianimazioni cardiopulmonari, purtroppo in questo periodo vestiti così è terrificante. Marcello, una curiosità, ma quanto tempo impiegate a sistemarvi pronti per avere a che fare con il paziente? Hai fatto caso? Sì, allora dal momento della chiamata, allora spesso anche in sosta comunque manteniamo la tuta, quindi magari ci mettiamo solamente i calzari, i guanti e i caschi, comunque le visiere prima di partire. Oppure comunque dal momento della chiamata ci vestiamo, ecco, veramente in un minuto, direi, un minuto e mezzo, riusciamo comunque ad avere tutti i nostri dispositivi di protezione individuale, Bravissimi. Sul mezzo e partire. La partenza è molto veloce, sì. Comunque, velocissimi, complimenti, ci vediamo davvero. Tanto. Bravissimo, grazie Marcello, grazie davvero, grazie buon voi. Lavoro grazie, e grazie buon per lavoro. Tutto quello che avete fatto e che continuerete a fare. Che abbiamo adesso, Antonio? Abbiamo Alessia che è una infermiera generali, capo, sì. È l'infermiera responsabile del 118 di Modena. Le chiediamo quale sia stato il momento più difficile. Anche lei accompagna i pazienti sulle ambulanze. Sentiamo Alessia. Mi chiamo Alessia, sono un'infermiera, lavoro al 118 di Modena Soccorso.
Oggi ti racconto la prima volta che sono andata su una paziente Covid positiva. Sì. Era metà marzo, erano le 6:15 di mattina, stavo finendo la mia notte. Ci chiamano per questa ragazza che faceva fatica a respirare e aveva la febbre alta. E la cosa che mi porterò sempre in futuro è che aveva la mia età. Era una ragazza giovane di 36 anni. Con negli occhi una grande paura di quello che sarebbe successo. Era molto agitata, siamo riusciti ad andare in ambulanza, le ho messo un pochino di ossigeno, è riuscita a respirare meglio, la tachipirina faceva effetto, quindi anche la febbre alta stava iniziando ad abbassarsi, ma non ci siamo scambiate molte parole, ci siamo guardate molto. Perché a volte anche parole che possono sembrare rassicuranti alla fine non servono in questi casi. Certo. E alla fine siamo riusciti ad andare in malattie infettive, stavamo aspettando di entrare, siamo riusciti anche a scherzare sul fatto che a casa era sotto le cure del marito e chissà gli uomini... quali cure ci possono dare a noi donne? Ecco, mi porterò a casa questo, mi porterò sempre nei miei ricordi il suo sguardo, la sua paura di quello che sarebbe successo. E quello che ho pensato è stato: cavoli, hai una malattia, non sai che cavolo di virus è, non sai esattamente quali cure ci sono, sei completamente in un limbo, sei nell'incertezza, non sai cosa succederà domani. Deve essere una brutta sensazione. Altro che. Sono cose incredibili. A parte che io potrei impazzire, ecco, a proposito di cura degli uomini nei confronti delle donne, potrei impazzire, non ci voglio nemmeno pensare. Il mio è una cosa a cui penso ogni tanto a mente fredda. La cosa migliore sarebbe mantenere la calma, mantenere il sangue freddo e riuscire a essere sufficientemente lucidi per fare le cose che vanno fatte, senza impazzire, senza dover fare cose di sproposito che potrebbero essere letali. Io non so in queste situazioni, però scopriamo delle risorse che non credevamo nemmeno di avere. E poi esatto. Come tornano a casa queste persone alla fine di una giornata così tanto intensa? Potremmo girare questa domanda, cara Clary, a Clelia Zanaboni del Gaslini di Genova, che poi si è spostata all'Ospedale Maggiore di Parma. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Dottoressa, allora, dopo una giornata di lavoro in ospedale, lei va a casa e che cosa ha nella mente? In parte ho nella mente ricordi, che chiaramente non sono ricordi belli, nel senso vedere morire persone, soprattutto per un rianimatore che lavorava con i bambini, che lavora con i bambini, per cui spesso diciamo che si occupa di altre patologie. Io vado a casa soddisfatta del lavoro che sto facendo, soddisfatta dei colleghi con cui sto lavorando, ma anche con molta tristezza nel cuore, devo essere sincera. Lei aveva mai visto niente del genere prima nella sua vita? Io sono rianimatore da 10 anni e non ho mai visto niente del genere. Chissà poi anche coinvolgere, no, la famiglia, perché inevitabilmente poi si finisce in qualche modo, per quanto si provi forse a tenere distanti le due cose, no, la professione e gli affetti più cari, credo che inevitabilmente, dottoressa, la sera ci sia qualche momento in cui hai proprio bisogno, no, di dire qualcosa, non dico di sfogare, ma insomma in un certo senso sì, di allentare anche la tensione che poi si accumula giorno dopo giorno. Direi di sì, io sono circa 2 mesi che non entro in contatto con la mia famiglia, chiaramente per evitarmi il contagio, però devo essere sincera, a Parma ho trovato una famiglia, i medici, soprattutto i medici rianimatori della Rianimazione 1 di Parma, sono dei colleghi meravigliosi, tanto che sarà difficile per me rientrare al Gaslini, quasi sono convinta che quella sia la mia missione, lavorare con loro sia veramente un privilegio. Non mi sono mai sentita a casa come a Parma. Come a Parma, dove c'è una situazione molto difficile, ecco, quindi vuol dire che è stata anche affrontata dalla squadra giusta per limitare quantomeno i danni. Grazie Clelia, buon lavoro. Chiudiamo questa telefonata con la dottoressa Zanaboni, con un grande messaggio d'amore e di amicizia, davvero, di riconoscimento, di apprezzamento nei confronti dei colleghi, ed è un'altra cosa meravigliosa. A questo punto ci spostiamo a Firenze per dare il buongiorno e benvenuto al Giancarlo Landini, che è il direttore del Dipartimento Medico
medico dell'azienda sanitaria di Firenze. Buongiorno, dottore. Buongiorno a tutti. Ecco, a Firenze come state vivendo la situazione? Sembra meno grave rispetto ad altre zone d'Italia, ma comunque siete fortemente sotto pressione. Assolutamente sì, ci è cambiato la vita, come si può dire, veramente molto. Certo, non ci avevano detto che era così, ecco, veramente non avevamo coscienza che era una situazione del genere. I nostri ospedali, io dirigo l'ospedale del centro storico di Firenze, era sì. Un ospedale che curava pazienti cronici riacutizzati. Si è trovato proiettato in un altro mondo improvvisamente, ora curiamo malati acuti infettivi. Quindi ci è cambiato tutto in pochi giorni. La grande soddisfazione è che siamo riusciti a farlo e abbiamo trovato la collaborazione di tutti, medici, infermieri, OSS, si è fatto squadra. Ecco, questo mi ha fatto molto piacere, vuol dire che nell'ospedale c'era comunque una etica, c'era una morale, un sentire comune ed è uscito fuori, devo dire uscito fuori e permane tuttora. Poi naturalmente passando il tempo questo stress è alto e quindi bisognerà trovare il modo anche di compensare in qualche modo. Bellissimo, questa Bene. Cosa del fare squadra è questo fondamentale. Questo spirito di squadra, davvero. Esatto, stavo pensando esattamente la stessa cosa. È una Diventa cosa una grande famiglia. È ancora più bella in mezzo a tutto il dolore, in mezzo allo sbattimento, in mezzo agli orari di lavoro che non si sa più quando inizia e quando finisce, emerge chiara questa cosa, è una, direi, un denominatore comune un po' di tutte le testimonianze. Sì, devo dire medici di tutte le varie specialità, perché poi non c'è più un tutti confine, uniti, tutte certo. Le specialità lavorano insieme. Voi pensate, io ho nella zona più di bassa intensità dell'ospedale che a fare le guardie endocrinologi e dermatologi, che non avevano certo. Mai fatto le guardie in vita loro. Quindi ecco, devo anche dire, le telefonate ai pazienti abbiamo visto nelle ASL le fanno degli specialisti di varie che si prestano anche a fare il lavoro diciamo di segreteria perché in quel momento serve quello sì, i chirurghi davvero. Chirurghi che fanno le guardie nella bassa intensità visto che abbiamo le sale chirurgiche di elezione chiuse e quindi loro si danno da fare per questo, si rendono utili per questo, ma devo dire non si sono tirati indietro per nulla. Grazie. Nessuno Landini, è stato un piacere. Umiltà, grazie davvero. Bene, grazie. È stato un piacere. Buongiorno. Anche a lei e al suo staff, naturalmente, buon lavoro. Ma che belle queste testimonianze. Bellissime. Tondo, poi guarda, davvero. Ci mettiamo un carico a questo punto, come se non bastasse tutto quello che abbiamo sentito fino a questo punto. Andiamo a sentire Luca Carnevali, che è appena tornato da un'esperienza diretta, dopo aver lavorato presso l'ospedale di campo a Bergamo, che come ben sappiamo è praticamente forse la zona in assoluto più colpita. Più quella colpita, che ci è rimasta, purtroppo. Diciamo così, nel cuore tristemente. Con quell'immagine dei camion dell'esercito che portavano via bare anche di la persone chiesa decedute. La chiesa piena di bare sì. Però la bella notizia è che 2 giorni fa è stata pubblicata l'immagine di quella chiesa finalmente vuota. Luca, ciao, buongiorno a tutti. Un'esperienza fortissima dal punto di vista umano, immagino. Sì, molto forte sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. Io sono rientrato questa notte proprio dopo 20 giorni di mio servizio come volontario presso l'ospedale da campo di Bergamo dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, che in 15 giorni all'interno della Fiera di Bergamo ha realizzato quello che forse è un miracolo, 142 posti di rianimazione e terapia intensiva. Grazie agli alpini che fanno sempre grandi cose per il terremoto prima e poi adesso per questa emergenza sanitaria, riescono sempre davvero a distinguersi per generosità, ricordiamolo una volta in più. Quali sono le situazioni più difficili che hai vissuto, Luca? Ma le situazioni più difficili sono sicuramente il fatto che qui il numero dei casi, cioè qui a Bergamo, il numero dei casi è molto più elevato rispetto a quelli dell'Emilia Romagna. Io lavoro all'azienda USL di Reggio Emilia e quindi mi sono sentito di andare ad aiutare i colleghi anche proprio per fargli sentire che i colleghi di altre regioni erano vicini e condividevano con loro un lavoro tremendo proprio con un numero di casi certo. Pazzeschi e molto più grave perché i pazienti arrivano in insufficienza respiratoria molto più grave rispetto a noi, un po' provengono dai paesi della Val Seriana e quindi sicuramente purtroppo giungono ai pronto soccorso e comunque anche al nostro triage che abbiamo lì all'ospedale da Bergamo in situazioni più difficoltose con proprio degli stati di situazioni di fame d'aria incredibile. Gravi, ieri però davvero. Ieri però abbiamo avuto una grande soddisfazione che abbiamo dimesso ieri sera proprio prima che venissi via, il paziente più giovane che aveva 22 anni, Davide, e quindi
per noi è Bellissimo. Stata una grossa soddisfazione. Anche nei un abbraccio a te allora e anche a Davide e a tutti quelli che hanno lavorato insieme a te. Grazie a Luca Carnevali grazie per mille, essere stato con grazie noi. A voi. Grazie. Beh ragazzi, abbiamo fatto un pieno di emozioni che stiamo Davvero. Bene per almeno 3 mesi. Io direi che a questo punto basta, perché altrimenti io poi sono altamente infiammabile in questo periodo, mi basta poco per farmi arrivare, per farmi spuntare la lacrimuccia. Ma siccome non ci basta, vogliamo chiudere questo spazio che speriamo insomma abbia riempito anche il vostro cuore, vi abbia fatto capire per bene, per filo e per segno, no, in maniera tangibile, quello che è stato e quello che purtroppo sarà ancora, almeno per qualche settimana, dalla voce di chi è stato sul campo, con una canzone che si chiama La Cura, che è una canzone di per sé meravigliosa e che si può prestare. Guardate il video, esatto, guardate il video in TV, particolare. Sintonizzatevi. E prima di chiudere questo spazio, ringraziamo naturalmente tutti coloro che ci hanno dato una mano a gestire questi 40 minuti circa di grande emozione. Da Gianni e Prandi, anche Coppa che è il nostro 3.0, editore. Arrivo. Certo. Da Gianni Prandi, che è il nostro editore, da Leonello Viale, a Paolo Meneghelli, Angelone, ovviamente, che ha curato la parte tecnica, Alessandro Prandi, insomma, tutte le persone che si sono date da fare. Sentiamo La Cura di Franco Battiato. Buongiorno. Eccoci qua di nuovo insieme. Allora, sono le 11:44, una mattina speciale. Questa, d'altronde, Davvero. Vi avevamo avvertito anche nei giorni passati, che questa di oggi, almeno la seconda parte del programma, sarebbe stata dedicata a questo ringraziamento sentitissimo a medici, infermieri e tutto il personale che si è dato da fare, che è stato sul campo in prima linea a combattere questo virus. E che c'è ancora, perché non è mica finita, quindi è una battaglia che continua. Vedo tantissimi complimenti per gli interventi che abbiamo ascoltato in diretta, tanti elogi a queste persone. C'è chi, come Barbara, dice: complimenti senza retorica, e facendo parlare loro in prima linea avete fatto capire come siano le cose più di mille parole, quindi grazie di cuore Barbara. Mary dice: voglio bene a tutti quelli che hanno parlato a Radio Bruno e anche a voi. C'è Francesco che dice: grazie per tutto quello che fate, angeli è ancora poco. Quindi insomma le reazioni sono veramente belle, e anche il video che ha realizzato il nostro Paolo Meneghelli sulla cura di Battiato, che ha fatto piangere addirittura molti ascoltatori. Quel ragazzo lì ha un cuore grande, lo ha messo tutto in questo video, e diciamo che ci ha messo molto del suo, ed è stato veramente molto molto bravo, caro Paolino, perché sono importanti ovviamente le testimonianze di chi lavora con i pazienti, ma poi è anche bello sentire quali sono state le vostre reazioni, no, in questi minuti sì. In cui avete ascoltato. E allora, fra le varie, Rosaria che dice: grazie a tutti gli angeli che lavorano per guarire tutte le persone colpite da questo mostro silenzioso, il personale dei supermercati, le farmacie, la Croce Rossa, tutti i volontari che prestano servizio per aiutare i sindaci di tutti i paesi. Un grazie ai primi cittadini di ogni paese in particolare. Poi c'è una dedica che arriva dalla Germania, addirittura Olaf Kessler. Ciao a tutti i medici, infermieri, volontari, gli operatori sanitari, tutto il personale impegnato in prima linea nell'emergenza. Un saluto di cuore dalla Germania. Ora cominciamo tempi migliori. Pensiamo positivo. Siete grandissimi. Un abbraccio anche a te, caro Olaf, per grazie, questo tuo davvero. Contributo. Ancora Mirko dice: state combattendo una guerra contro un nemico invisibile, una guerra che porta a dei sacrifici per i vostri cari e per voi stessi. E come nei libri di storia, questa guerra finirà e voi sarete i vincitori. Grazie per quello che fate. Vinceremo tutti grazie esatto. a loro, davvero, quando finirà. Ci sono anche le voci dei nostri ascoltatori, è bello come ascoltare no. anche quelle, no? Sentiamo. Grazie Angeli, un saluto a Radio Bruno che è sempre meraviglioso, vi adoro. Grazie Angeli per tutto quello che state facendo. Buongiorno amici infermieri, vi chiamano Angeli, voi che avete visto l'inferno, vi chiamano eroi, voi che avete visto la paura più profonda. Io vi chiamo pilastri dell'umanità, e vi auguro ogni bene. Pasquale vi applaude e vi ringrazia. Ciao a tutti. Beh, il mio pensiero è questo: meno camminate e passeggiate non autorizzate, e più rispetto per tutte quelle persone che combattono al fronte: medici, paramedici, infermieri, OS, ragazzi che lavorano nelle ambulanze. Ci vorrebbe un po' più di rispetto per queste persone che tutti i giorni rischiano la vita per noi. Ecco, questo è soltanto una piccola tranche, poi ne ascolteremo altre naturalmente fino alla chiusura del programma. Tra i ringraziamenti da fare naturalmente c'è anche quello da fare, doverosissimo, a Paolo Ribanschi e anche a Sandro Damura. Abbiamo diciamo raccolto un bel gruppo. Però chiamiamolo per nome, Marietto. Come lo chiamo? Beh sì dai, Marietto, Paolo. Per noi è Marietto, Paolino, se dopo andiamo nel confidenziale dopo diventa un'altra cosa. Volevo avere così un tocco, dare un tocco di professionalità e di ufficialità alla cosa, per ringraziare tutte le persone che si sono date da fare per
portare a termine questa oretta di Bruno Mattina. Tra i messaggi, cara Clary, anche questo di Annalisa, sì. Bello, un grazie a chi per noi ha trascurato la sua famiglia quando noi ci rifugiavamo in casa per essere al sicuro, per chi alla chiamata ha risposto pur sapendo che sarebbe stato un rischio che a molti è costato la vita, troppi, veramente troppi, e comunque a tutti voi, grazie di cuore. A proposito di sacrifici, lo ricordo una volta in più, Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, ci sono diversi infermieri e medici che sono ospitati da Carnevali, che è un imprenditore reggiano, ha tra l'altro un ristorante, una concessionaria di auto importanti, ha messo a disposizione il suo hotel e anche il suo ristorante gratuitamente affinché il personale possa decidere di non rientrare in casa e contagiare i familiari. E Ramona a segnalarcelo, vale la pena secondo me rimarcare anche la generosità di chi davvero non solo a chiacchiere che riesce a mettersi a disposizione con quello che ha di queste persone. Allora, campani mi dicono non carnevali, campani, e, esatto. Allora, altre dediche, perché qua c'è una marea, guardate, potremmo farci un paio di libretti con tutti questi messaggi che sono arrivati. Davvero? Non li conto nemmeno. Un grazie, questa è Amalia, dice: sappiamo che avete fatto un giuramento, ma l'impegno verso tutti i malati è incondizionato, il cuore non si comanda. Grazie per non averci abbandonato, grazie per stringere ancora i denti e per ringraziarvi ancora di più. Io resto a casa. Ha fatto bene Amalia a sottolineare una volta di più l'aspetto sentimentale, perché abbiamo sentito da parte di tutti coloro che ci hanno dato la testimonianza stamattina, sì, Clary, proprio il trasporto, il coinvolgimento umano e emotivo, sentimentale. Anche la commozione, anche perché lo stesso primario della rianimazione diceva, insomma, un primario di rianimazione già fa un lavoro difficile sempre, adesso è ancora più difficile. Questa è la differenza tra il passato e il presente. Abbiamo detto anche tanti messaggi vocali, sentiamone un altro pochino insieme. In questo momento speciale voglio ringraziare il mio amico Iari insieme a tutti i medici e infermieri. Grazie Angeli. Buongiorno Radio Bruno, io sono un operatore sanitario a domicilio. La nostra categoria, insieme a quella degli infermieri e dei medici, viene riconosciuta tra virgolette solo adesso, ma credetemi che noi siamo in prima linea tutti i giorni, pronti sempre con un occhio vigile e amiamo fare questo lavoro perché amiamo le persone, a prescindere da qualsiasi categoria o di età, perché la vita è bella. La vita è bella, speriamo di poter cominciare a rigodercela un pochino alla volta quanto prima. C'è un messaggio che arriva da Torino ed è di Roberto, dice: grazie a tutti dal Piemonte, volontario del 118, marito di un'infermiera, dico grazie a tutti noi, si fa un ringraziamento, dice che nonostante le ingiurie negli anni collezionate non ci siamo fermati neanche un minuto, e grazie a Radio Bruno per averci concesso questo spazio. Era il minimo che potessimo fare, effettivamente. Spero proprio di no. Un abbraccio anche a Martina, lei lavora in una casa di riposo, un'infermiera, e si è ammalata, ha contatto con alcuni anziani positivi e adesso è a casa, ma dice: non vedo l'ora di avere il doppio tampone negativo per tornare in trincea. Quindi determinazione, motivazione e spirito di sacrificio nonostante evidentemente la compromissione addirittura della propria di salute. Te ne dico due altrettanto belli, ma sono tutti meravigliosi questi messaggi che ci avete mandato. Uno dice questo: patrioti con onore, anche i politici dovrebbero avere amore per la propria patria e dei suoi fratelli. Ecco, dire, se ci mettessero lo stesso sentimento, lo stesso trasporto dei medici e degli infermieri e tutto il resto, anche i nostri viveremo politici, in un mondo migliore. Sarebbe un'altra storia. Ancora Martina dice: quando in questi giorni qualcuno mi chiede come va o come stai vivendo questa quarantena, io rispondo così: se io e la mia famiglia possiamo restare a casa in salute è solo grazie agli angeli che per noi in ospedale, in ambulanza, stanno combattendo una vera e propria guerra. E quindi io direi che a questo punto possiamo ascoltarci un'altra serie, un'altra carrellata, ma ce ne sono che potremmo farci. Grazie Radio Bruno, siete mitici, bellissimo il video, bravissimi, e grazie a tutti i medici, a tutti quanti, polizia, a tutti quanti, ciao, ciao a tutti, ciao ciao. Bellissimo momento questo del grazie ai dottori e a tutti gli operatori, bravissimi. È proprio per questo che non bisognerebbe dar voce a chi si lamenta delle multe. Per rispetto di queste persone, ognuno di noi deve stare alla regola di stare in casa, perché solo così loro possono lavorare e possono adesso avere un carico più lieve, e non lamentiamoci. Ciao Radio Bruno, volevo fare un saluto a tutti i colleghi di Soccorso Azzurro e dirgli che dai, teniamo botta,
passerà anche questa. Grazie di cuore a tutti quanti e io sono molto coinvolta perché ho mio fratello medico e mio nipote medico. Allora, questo di Michele, quell'immagine che raffigura un operatore sanitario mentre stringe a sé lo stivale tricolore è di una bellezza disarmante. Grazie di cuore a chi questa anomala guerra la sta combattendo in prima linea. A volte mandati allo sbaraglio, ma pochi indietreggiano o tornano o abbandonano. Onore e tanto rispetto per sempre. Anche Raffaella è una OS, dice andiamo a contatto degli anziani, ovviamente per noi non si può parlare di distanze di sicurezza, si fa sempre più fatica a trovare figure come la nostra, dice tante persone si sono ammalate, tante sono a casa e qualcuno si rifiuta evidentemente di entrare in contatto con anziani malati perché evidentemente può essere pericoloso, dice ma io continuo a farlo perché credo e ho sempre creduto in quello che faccio. Allora non so se riuscirò ad arrivare alla fine di questa ora, spero di sì, e allora in mio soccorso arriva un altro contributo, un'altra serie di contributi vocali che ci ascoltiamo. Per i nostri operatori sociosanitari, a partire dal dottore, a finire a chi effettua le pulizie in corsia, un grazie di cuore. Ciao a tutti, dai che ce la facciamo. Da tutto il quartiere delle Corti di Correggio, auguri e grazie Angeli. Io ringrazio tutti questi angeli e in primo luogo ringrazio Elisa, la mia figliola, che anche lei si sta facendo un bel mazzo. Lei è in radiologia all'ospedale San Donato di Arezzo e ringrazio lei, ringrazio tutti i suoi colleghi perché ci stanno dando veramente tanto. Allora, visto che siamo in tema di ringraziamenti, cara Clary, e che siamo anche in chiusura, ringraziamo anche Coop Alleanza 3.0 che ha dato il suo appoggio affinché, insomma, potessimo portare a termine questa ora di trasmissione. E fammi ringraziare tutti gli ascoltatori per l'affetto e il calore, il trasporto grande dei loro messaggi. Grazie di cuore, davvero. Siete meravigliosi. Noi chiudiamo questa parte con Robby Facchinetti, Rinascerò, Rinascerai. Ciao a tutti, a domani.